Eccoci, benvenuti nelle ultime sessioni di questa sesta edizione del Digital Ethics Forum. Anche oggi andremo ad approfondire temi che riguardano la ricerca di una democrazia digitale. E abbiamo con noi il professor Walter Quattrociocchi, grazie mille per essere con noi nonostante gli scioperi e gli impegni. Adesso vorrei anche far introdurre a Gianni che ha preparato una bellissima introduzione per questa sessione che modera insieme a me. Gianni, ci senti? Sì, ti sento Ok, se bene. vuoi presentati e puoi fare l'introduzione alla sessione. Sì, allora io sono Gianni Garbarini, sono storico di professione, studioso di dati elettorali e da un po' di tempo mi sono appassionato alla tematica dell'etica diciamo, del digitale e sono socio di Slow Web. Grazie mille. Oggi prima avremo una parte fondamentale col professor Quattrociocchi sulle dinamiche sociali, le dinamiche online. Allora, Walter, oltre a essere professore e presidente di nuova nomina, complimenti al corso di Computer Science della Sapienza, dirige il Data Science Center and Complexity for Society. Nonostante l'Italia sia nei primi passi verso la cultura dei dati, tu sono anni che stai accumulando ricerche fondamentali sulle proprio, le, diciamo, le narrazioni che nascono sui social online. Quali sono poi i fenomeni principali che avete riscontrato, evidence-based, e anche spesso in contrasto un po' col pensiero comune? Parliamo di polarizzazione, di echo chambers, confirmation bias, magari anche in correlazione a quelli che più ci interessano, ovvero quelli delle nuove tecnologie. Si parla sempre di AI, malware, forse o comunque in vari modi. Quindi parlaci un po' di, facciamo questa introduzione e poi anticipo, parleremo delle global election, quindi siamo tutti in attesa. Allora, dati, io studio, cioè da qualche anno, l'impatto delle nuove tecnologie sulla società. A differenza di uno studio che possa venire da, che ne so, da varie fonti, tipo l'approccio sociologico, l'approccio più economico, noi facciamo tutto basato su grossi ammorbidi dati, ovvero l'applicazione della fisica dei sistemi complessi ai processi di predizione delle informazioni e di modellazione di dati. E funziona particolarmente bene quando abbiamo a disposizione grandi ammorbidi dati, no? E abbiamo avuto cronologicamente, no? Il primo risultato importante fu quello nel 2015-16, in cui dimostrammo che l'informazione si diffonde dentro gruppi di persone che la pensano allo stesso modo. E ancora ad oggi è uno dei lavori fondativi per quanto riguarda la disinformazione, un processo, cominciamo da lì. È frutto molto divertente perché di fatto era stato progettato uno scherzo globale, facevamo una collezione di informazioni fake, all'epoca non c'era tutta questa attenzione, e cercavamo di capire come si diffondeva. Quindi in questo contesto abbiamo diviso, abbiamo speso in qualche modo modellato nella narrativa complottista delle informazioni che potevano essere chiaramente palesemente false, no? Tipo, per dare un esempio, poi cambiare la faccenda, abolire la legge della termodinamica in Parlamento o creare cose abbastanza idiote, nel senso di fatto, però che avevano la peculiarità di essere aderenti alla narrativa delle persone che la potevano fruire, ma di fatto contenevano informazioni basure, perché o l'avevamo create noi o sapevamo che erano state create per stesso, no? E da una pagina di 10.000 lavori, il massimo periodo di massimo splendore, abbiamo raggiunto 10.000 lavori, siamo stati in grado di innescare un sacco di fenomeni virali, tipo quella del famoso senatore Cirenga, quando il popolo non faccia, il senatore Cirenga che avrebbe rifinanziato i parlamentari, in caso non fossero stati rieletti con 134 miliardi di euro, quella fine addirittura nell'ambito del dibattito elettorale, c'erano alcuni deputati che la condividevano, il nostro senatore Cirenga non esiste, abbiamo fatto una pagina che gestiva il senatore Cirenga, che c'era tutto un movimento, un collettivo filodatalista che giocava a perturbare le dinamiche di normale funzione dell'informazione. E questo diviene poi il benchmark per cominciare a misurare perché si diffonde, quale si diffonde, quando si diffonde, qual è la peculiarità e trovando una cosa semplicissima. Cioè, quando le cose sono palesi, era semplice, l'utente cerca quello che aderisce alla funzione del mondo.
se poi da complottista mi porti informazione fasulla, anche se sciocca, tipo nelle scechimiche sono state trovate tracce di Viagra, no? Come oltretutto, già in yoga la faccia nel senso, come fai a fare l'analisi delle scechimiche nella scuola, no? Già quello rimane stato. Quello però è plausibile perché ha anche la sua narrativa. Parimenti, se tu vai lì invece con l'atteggiamento di guarda che le scechimiche non esistono, che poi è un po' diciamo, la matrice base cognitiva dietro il fact-checking, no? Mi pongo, ti do informazioni certificate, facciamo un altro risultato grosso, che viene bene veramente dopo quello, che dimostra sostanzialmente che non le guardano. Cioè no, l'informazione fattuale si allontana dalla visione del mondo e viene presa in considerazione. Viene presa in considerazione pochissime volte, quelle poche volte che viene presa in considerazione, causa un effetto rinforzo. Ma stiamo parlando del 5% su 95% di possibilità di esposizione, stiamo parlando di poco di 5 animali. Di quel 5% tu lo troverai mediamente i giorni successivi più attivo nel consumo di informazioni aderenti alla sua narrativa. Quindi se, proprio per capire, provo a rendere la parese. Se io vado da un convinto Novax, quindi devo guardare che vaccinarsi va bene, invece che l'Istituto Superiore di Sanità, lui si incassa, perché gliel'ho detto, prova a convincerlo, e il giorno dopo metterà più like e più commenti su pagine che supportano le tesi antivax. Una reazione opposta. È una reazione opposta. Infatti, vi avrei chiesto cosa pensi del fact-checking su cui i giornalisti dicono che è la soluzione a tutti i mali. Diciamo, i giornalisti, che esistono varie categorie, c'è cioè un'ampia platea di persone. C'è chi fa fatica ad accettare che quel mondo dell'informazione sia cambiato, perché che cosa porta di fatto? Qual è l'elefante nella stanza? Quello che si fa fatica ad accettare è che è cambiato il ministero dell'informazione. Arrivati i social, il mondo dell'informazione si sposta sul social e eredita tutte le peculiarità del business model, e il business model è il trattenimento dell'utente, quindi intrattenimento. Più l'utente sta sulla piattaforma, più ha probabilità di vendere in pubblicità, banalmente questo, e i contenuti seguono tutti, sono dirottati su questo fenomeno. I giornalisti, questo ancora, alcuni giornalisti non vogliono fare, alcuni giornalisti questa cosa ancora non l'hanno digerita, tanto che nella formulazione fact-checking, fact-checking, per risolvere l'informazione fatta, salvare la democrazia. Io, figurami se posso avere qualcosa contro il fact-checking, è ovvio, è una cosa importantissima e fondamentale, ma che sia l'elemento deterrente e l'antidoto al problema della disinformazione, diciamo, faccio abbastanza fatica a crederlo, perché abbiamo queste evidenze empiriche. Nel 2017, il Washington Post, non Caffè Castelli o Caffè Montecarlo, Washington Post aveva una rubrica di debunking che si chiamava What Goes Fake on the Internet This Week, che titola a ottobre Why This Is the Final Column? Perché questa è l'ultima volta che scriviamo. E c'erano i plot, i grafici del nostro lavoro che dimostravano che il debunking funzionava. Che prendeva e chiudeva la rubrica del debunking perché dice: A, aumento la polarizzazione, B, la visibilità a roba che probabilmente da stavolta non ci sarebbe arrivata. Quindi è un lavoro inutile. Poi con Carlo siamo diventati abbastanza amici, ma ha scritto pure un'ultima dedica sul libro, il primo libro che ho scritto. Poi di fatto questa cosa si sapeva, cioè è palese, significa, cioè, è chiaro, cioè fact-checking, debunking, utilissimo, mai detto io che il debunking è inutile, però se vogliamo usarla come soluzione antica al problema della disinformazione, sappiamola, 10 anni quasi, 10 anni dopo, che se non funziona. E questo è un piccolo in Europa, sta scritto sul World Economic Forum del 2014, sta scritto nel 2016, l'abbiamo detto un po' ovunque. Abbiamo continuato a dire che l'informazione, il problema dell'informazione è un problema molto più articolato, non si parla soltanto di disinformazione, ma è un'informazione che circola in un business model orientato all'intrattenimento, e c'è un problema, siccome ce n'è tanta, troppa informazione. Quello che succede è che ti trovi in un contesto in cui sommerso in informazioni, devi mettere in atto dei criteri per orientarti un altro, altrimenti vai in dissonanza cognitiva. No? Quindi, che cosa faccio? Seleziono le informazioni che più aderiscono alla mia visione del mondo, alla mente, quelle che mi sono familiari, in termini psicologici si chiama confirmation bias, per giudizio di conferma, e cerco persone a me affini. Per quale motivo vorrei frequentare qualcuno che mi sta antipatico sul social, visto che sul social ci passo tempo per divertimento, e sul social, verità che scompone tutti, sul social io non ci sto per informarmi, sul social io ci sto per intrattenermi.
Banalmente cambia proprio l'oggetto, cioè l'oggetto, la funzione del contenuto è completamente diversa. A questo punto arriviamo al fulcro della situazione. Quanto gli algoritmi hanno influenzato le global election? Quanto questi esiti sono stati in qualche modo condotti da un presidente che ha un social e che è sostenuto da un billionaire con un altro social? Situazione molto, molto particolare, situazione molto, però gli algoritmi, è una domanda a cui ancora non abbiamo una risposta chiaramente lì, anzi abbiamo informazioni e dati e evidenze estremamente contrastanti. E nel 2021 ci chiesero proprio, ma quindi è colpa delle piattaforme, dell'algoritmo delle piattaforme, se ci troviamo in questo contesto in cui c'è la polarizzazione, questo dividersi in gruppi. Lo sa, e abbiamo dovuto architettare e generalizzarci per un attimo per studiare la cosa, e alla fine l'abbiamo fatto attraverso un approccio comparativo, cioè compariamo due piattaforme che hanno l'algoritmo con due che l'algoritmo non ce l'hanno, almeno non così potenti a fini di vendita, per fare un'analisi comparativa. E compariamo Facebook e Twitter versus quelle che sono l'algoritmo contro quelle che è di un Reddit, che è una piattaforma di content selection che non ha particolari algoritmi dietro, e un'altra piattaforma molto particolare che si chiama Gab, è una delle piattaforme dell'estrema destra americana. E per vedere un po', comparare un po' le questioni. E abbiamo una definizione operativa, quindi operazionalizzata, quindi, cioè, come si calcola l'algoritmo attuale. Che sostanzialmente è circuito di persone che la pensano. Se sono l'informazione circola sempre lì, questo è grande tendenza. Applichiamo questa definizione, cominciamo a studiare il flusso di informazioni su Facebook e Twitter, fuori che c'è una forte polarizzazione. Su Facebook e Twitter, cioè nel senso Twitter è più centro-sinistra, centro-destra, Facebook è tutto lo spettro possibile degli orientamenti politici. Questo sarà un piano, diciamo, sono cambiate molto di cose da allora. Poi prendiamo Reddit, che l'algoritmo non ce l'ha, e non troviamo questa polarizzazione, troviamo anzi una certa eterogeneità dei contenuti, anche se c'è un orientamento del centro-sinistra o del centro-sinistra. La cosa più sorprendente fu che Gab, per la forma di estrema destra americana, non lo aspettano, voi. Non lo aspetto, gente da sinistra o da c'è un'eterogeneità dei contenuti maggiore di quella che puoi trovare su Facebook e Twitter, nonostante sia una delle piattaforme dell'estrema destra americana. Cosa significa? Significa che in due c'è l'algoritmo, negli altri due la polarizzazione è forte, negli altri due no. E questo è il risultato a favore. Quindi nel 2021 dice colpa degli algoritmi. Non lo so, però abbiamo forse idee, forti evidenze che portano nella direzione di dire che c'è una differenza sostanziale. Poi, andiamo a oggi, marzo 2024, abbiamo fatto un altro studio più grosso, più corposo, abbiamo pubblicato su Nature, diciamo, la nostra medaglia d'oro piazzata in bacheca al laboratorio. Abbiamo fatto una domanda ancora più in questa direzione, cioè l'impatto degli algoritmi. E lì la questione era. Non so, cioè, nel senso, non so quanto posso andare in profondità nel dettaglio, perché qua c'è cioè, tutta l'aneddotica intorno che è in fronte. In sostanza, cioè, che cosa succede? Succede che erano usciti a giugno-luglio del 2023 una serie di studi importanti pubblicati su Science Nature che studiavano l'impatto delle piattaforme sulla polarizzazione. Cioè, sempre la stessa domanda, l'impatto degli algoritmi sulle dinamiche sociali. E però, nonostante questi studi venissero fuori da collaborazioni tra Meta e scienziati, non si riusciva ad andare oltre quello che avevamo già visto noi in quest'ultimo studio che avevo detto, di Ecochamber Effect, cioè il fatto che c'è polarizzazione laddove c'è un algoritmo. Non si riusciva ad andare molto oltre questo. Il che significa che o avevamo raggiunto un plateau o stavamo vedendo qualcosa. Poi, ragionando, il mare aiuta le vacanze, aiuta da questo punto di vista, viene l'idea. Se noi vogliamo capire l'impatto delle dinamiche sociali, dell'impatto dell'algoritmo sulle dinamiche sociali, dobbiamo andare in una direzione diversa rispetto a quello che stiamo facendo. Noi stiamo analizzando i dati già post l'effetto dell'algoritmo. Cioè, tu una volta che hai messo like, una volta che hai messo commento, una volta che hai condiviso, che sono gli oggetti che utilizziamo noi per la quantificazione, l'algoritmo già ha lavorato.
Quindi non riesce a fare quello che viene chiamato il counterfactual. Che cosa succederebbe se? E quindi, mancando il counterfactual, mi viene l'idea idiota. Però è Balsa Nature, che è, ma perché fa una comparazione storica? Cioè, come è avvenuto nel tempo? Però non 3 anni, perché 3 anni lo spettro temporale è troppo poco. Mi serve qualcosa di più grosso. Ci siamo messi a scaricare dati, ragazzi, sono stati, ma non esagero, 8 mesi a scaricare dati. Abbiamo tirato giù 8 piattaforme, cioè siamo partiti dai primi Usenet, quelli del 1989, proprio siamo andati indietro, abbiamo tirato giù tutto, fino ad arrivare a Telegram 2023 e abbiamo messo insieme 8 piattaforme su una finestra temporale di 34 anni, 500 milioni di conversazioni. Ci avevamo un dataset che era il campione giusto per dire, ma c'è un effetto di come evolve almeno la conversazione sulle varie piattaforme nel tempo, perché cambiano norme sociali, cambiano gli argomenti, cambia la piattaforma, quindi la regola della piattaforma. E lì, diciamo, diciamo, la cosa di un po', diciamo, il piglio, diciamo, la chicca scientifica è stata, utilizziamo queste piattaforme con un criterio molto semplice. Se troviamo pattern invarianti, significa che la dinamica è strettamente uguale. Se troviamo differenze, la dinamica probabilmente è ascrivibile all'algoritmo e quindi va studiata in direzione. Ci abbiamo avuto una fortuna pazzesca che abbiamo trovato un'invarianza mostruosa, nel senso che i pattern dal 1989 al 2024 sono strettamente invarianti. Non parliamo di universalità, universalità in fisica significa cosa gigantesca, vero sempre. Ci siamo accontentati della persistenza, nel senso perché non avevamo gli strumenti per validarlo, banalmente quello, però di fatto troviamo che come si commentava e come si arrivava al discorso d'olio nel 1989, nonostante fosse molto più, diciamo, libero, molto più selvaggio il mercato della parola, diciamo, poteva dire cose molto, mentre oggi c'è un po' più di attenzione all'attacco d'identità e tutto, facendo questa analisi viene fuori che si batte sul persistente. E la cosa bella, quindi mi dicevi prima, qualcosa che va contro il tuo, qualcosa che va contro il tuo, che nello studio stesso, facendo lo studio stesso, sostanzialmente si smentisce la definizione di tossicità. Che cos'è la tossicità online? Come viene definita nei vari aspetti, Commissione Europea, Google, varie. Un commento tossico è un commento in grado di interrompere una conversazione. Quindi, se è vera questa definizione, mi aspetto che nell'evoluzione della conversazione arriva il commento tossico alla conversazione, sapete? Su tutte le piattaforme, dopo 4 anni, no, emerge in qualunque momento il commento tossico, la conversazione va avanti, c'è una resilienza. Questa roba che è terrificante, e uno dei predittori più forti è la polarizzazione, cioè è trovare elementi contrapposti, persone che la pensano diversamente. Aumenta la probabilità che questo avvenga. Fortunatamente succede molto raramente, nel senso, non stiamo parlando di cose come ci viene raccontata, viene sempre posta come fulcro, terrore, odio, violenza. Non è proprio così, c'è la gente un po' più pacifica. Nonostante sicuramente c'è una maggiore libertà, nel senso, cioè, banalmente la differenza tra l'online e l'offline è che offline insulti. La pizza arriva, se stai offline, se stai online, c'è più facilità. Liscio. Sì, infatti, cioè, penso che abbiate. Arriva male l'audio. È che non può fare più. Ma è Nessun problema, adesso Walter ci dice tutto. Non sta schiacciando. vicino così, non Insomma, da come avete capito, è questa la proprio il vantaggio, il pregio di basarsi sui dati è di avere poi effettivamente dei fatti su cui ragionare per poter arrivare a quelle azioni concrete di cui ovviamente il DEF ha parlato ampiamente in questi giorni, come cercare di rendere la tecnologia più sostenibile, il digitale più democratico. Adesso che c'è grande urgenza per arrivare a un digitale sostenibile, democratico, italiano, europeo,
A te hanno anche coinvolto spesso chiedendoti cosa si può fare conoscendo tutte queste dinamiche online. Cosa ne pensi tu per andare verso questo digitale, democratico, sostenibile, né mettere troppe regole né metterne troppe poco? Cosa si può fare? Sostanzialmente sicuramente c'è un mercato che va capito prima di regolarlo e purtroppo spesso l'impianto, il tentativo normativo, perché poi di fatto non si è mai approdati a nulla nel quadro normativo stretto, insomma, perché dice non, la questione delle fake news è posta proprio male, nel senso che le fake news, da come viene rappresentata dal punto di vista giuridico e normativo, porta ad una contrapposizione tra informazione vera e informazione falsa. È difficile costruire uno che sia in grado di certificare cosa è sempre vero e cosa è sempre falso in un ambiente che è fatto per l'intrattenimento, cioè è una cosa perniciosa. E dall'altra pure il discorso d'odio, la questione se si fomenta, non si fomenta, i social sono responsabili dei contenuti che circolano su di loro e tutto, di fatto non è chiaro. C'è molta vulgata, c'è molta voglia di parlare, ma di fatto poi io ho fatto parte di diversi tavoli tecnici. È sempre molto difficile inquadrare la questione da un punto di vista giuridico. Proprio difficile, perché entrano in ballo, perché siamo su scala globale, se parliamo dei social, entrano in ballo diversi concetti di privacy, diversi concetti di free speech, di libertà, tutte cose molto difficilmente declinabili in un quadro normativo che possa avere un quadro quantomeno universalmente riconosciuto sul quadro globale. E quello che manca, secondo me, sostanzialmente si intesse su due grosse strade. La prima è che c'è una simmetria informativa tra noi e le piattaforme, in quanto conoscenza dei fenomeni. Il Digital Service Act in qualche modo pone prima questione su questa cosa, mettendo l'obbligo delle piattaforme di stabilire delle procedure per permettere agli scienziati di accedere a questi dati. Lascia stare come è stato fatto. La cosa. Però, quantomeno in linea di principio, la questione è funzionale. Dall'altra c'è una necessità di uscire un po' dallo schema novecentesco dell'approccio allo studio delle dinamiche sociali sui social, perché se un quadro teorico che forse aveva un senso, neanche provato, proprio forse poteva aver senso nel 1900 con con i mass media, oggi trova difficilmente una capacità d'applicazione, ma banalmente perché invece di fare teorie posso vedere il dato e fare delle ipotesi, misurarle. E questo cambia completamente il paradigma, però ovviamente rimane l'interesse per il quadro sociologico definito. Mi è capitato recentemente da dibattito accalorato col fatto di una persona che ricercatrice dice: no, esiste o non esiste soltanto la tossicità online, esiste anche l'inciviltà online. Come lo operazionalizzi però? Cioè, che vuol dire? Cioè, come si fa? Come si scrive? E beh, è un insulto o qualcosa, un attacco contro qualcuno o contro un'istituzione. Tossicità, quindi. Eh no, capisci che Sì, capito? Cioè, tu non è operazionalizzabile. Se non è operazionalizzabile, non è misurabile. Non posso costruire un'ipotesi, è fuori dal mio campo d'azione. Non sto dicendo che non ha senso, dico che è fuori dal mio campo d'azione. Per cui, in quel contesto, quindi, che sta cosa serve per dire che nel secondo filone c'è una necessità di far circolare i contenuti scientifici veri su questi concetti che purtroppo spesso. Per noi sono cose scientificamente ormai assodate, c'è cioè confirmation bias, l'echo chamber, sono cose assodate, spesso li trovi in contesti normativi, legislativi, tavole rotonde tecniche, presidenze del Consiglio, Commissione europea, ancora stanno quel fact-checking. C'è stato ancora quel fact-checking che va avanti e c'è stato un collega, insomma, un esimio collega, Duncan Watson, ex direttore della Science di Microsoft, insomma, parliamo di uno dei guru di questo mondo. Ha scritto un edito, ha scritto una survey su Science Nature, che per noi è l'equivalente della bolla papale, cioè quello che detta un po' lo stato dell'arte su un argomento. E lui era sulla disinformazione, la seconda frase.
seconda frase. La prima è, questa è una serve sulla disinformazione. Seconda frase, quello che dicono i giornalisti intellettuali sul tema della disinformazione non è supportato da nessuna evidenza scientifica. Punto. Pesante. Cioè, perché c'è un... è pure un po' frustrante, no? Tu stai lì, nell'ambito del concetto di lavoro, di comunicare queste cose, raccontarle, poi non è che uno si tira indietro, no? Nel senso, interviste fatte ovunque, racconti, fai... Poi improvvisamente te ritrovi l'esperto in televisione che dice, ah, ma questi social sono manipolativi. Dice, no, guarda che ci sono gli studi che dicono che, se hai capito bene, ma pare di no, perché se cerco quello che mi piace, non sono facilmente manipolabile, cioè forse avviene sotto altri livelli. E qua ti arriva proprio, capisci la pochezza, ti dice no, perché esistono questi studi, hanno comunque sia, sono favoriti dalle piattaforme, quindi c'è un interesse delle piattaforme affinché ci si abbia un, sostanzialmente un po' come si faceva con le sigarette e il tabacco, cioè le corporation tendono a falsificare gli studi. Io non vi posso dire, l'articolo che abbiamo fatto su Nature, le piattaforme si sono abbastanza incazzate, come quando abbiamo fatto il lavoro sulla polarizzazione Facebook e Twitter, non sono stati felici del fatto che l'algoritmo dimostrava polarizzazione, cioè non è vera sta cosa, cioè è un mondo un po', un racconto che purtroppo ancora si scontra con un pensiero autoreferenziale che non si scontra col dato, non si pone il problema del dato e di fatto fa un fenomeno di disinformazione perché non facilita la comprensione di questi fenomeni che invece si è dimostrato su larga scala essere aggirabili quantomeno rendendo il pubblico cosciente delle cose che vive quando sta online. Certo, vogliono contrastare la disinformazione facendo disinformazione non volendo, non Ma non matando. studiando, poi non è manco non volendo, c'è proprio una questione di setting, no? Io mi pongo di fronte al problema pensando che ho letto il libro di un tizio tal dei tali e poi però magari manca tutto un background dietro, dici che magari quello che ha scritto quello è vero, ma fa parte di un quadro generale che poi a livello di dettaglio snocciolato è più complicato, non è facilmente, cioè se vogliamo dire che i social sono cattivi, no? Troppo... Cioè, ognuno porta l'acqua al mulino suo, cioè, sono santi, però il profitto A non è reato. Possiamo entrare in un contesto in cui si può vivere civilmente con queste piattaforme, anzi, un mondo particolare, un mondo interessante, noi dovremmo capirlo senza scendere troppo a patti con la semplificazione, diciamo. Penso che abbiamo detto delle cose fondamentali. Ci sono domande? Gianni, prego. Pronto? Mi Sì, ci sentite? sentiamo. Sì. Bene, vorrei da storico tornare su una questione. E spesso si è data la colpa dei cattivi risultati elettorali all'informazione. Prima c'erano i giornali, poi c'era la televisione. Ricordo già, diciamo, ai tempi di Iannacci, la televisione Gana Forse Iliun del 75, quindi qualche anno prima che nascessero i nostri invitati di oggi. Poi non parliamo con Berlusconi, cioè adesso indubbiamente c'è un pensiero comune che dice i risultati elettorali, soprattutto se non sono favorevoli, sono determinati dai social. Adesso chissà cosa capiterà a maggior ragione con l'introduzione massiva dell'intelligenza artificiale. E io devo dire che sono molto d'accordo col professor Quattrociocchi e nel suo in qualche modo demistificare questi pensieri che sono in realtà sono un tarlo, come dire, un piccolo cortocircuito che ci serve per spiegare delle cose, ma che poi, non, come mi pare abbia dimostrato nei suoi studi, il professore, non funzionano, non è così. Però è pur vero che, detto questo, quindi sono d'accordo, non dobbiamo, scaricare, no, sui social delle questioni che non si possono spiegare così. Però è pur vero che i social vengono effettivamente utilizzati da qualche soggetto politico. Voglio fare un esempio molto recente a proposito di X Twitter. Ieri ho aperto X Twitter per vedere come girava il mondo dopo le elezioni americane e Twitter iniziava la prima notizia aveva Elon Musk che dice:
cosa si prova alle lezioni di oggi? E nel video c'era, diciamo, il razzo, il Super Heavy, che avendo mandato nello spazio la navicella è ritornato nelle bacchette, oltretutto con una simbologia che freudianamente, diciamo, poteva molto, non so se l'avete visto, è abbastanza alludere, diciamo, a tutt'altro ambiente. Lì, quindi, primo post-mask, secondo posto di Alex Jones, il quale dice, fa vedere che chi è Alex Jones? È un conduttore, un noto conduttore radiofonico che ha fatto vedere diciamo, il meglio dei crolli psicologici della sinistra dopo le vittorie di Trump, e dove si vedevano molte ragazze, diciamo così, più spesso ragazze piangenti oppure che insultavano, non capivano, eccetera. Ora, questo per carità, poi inizia l'X, diciamo, consueto con le persone che io seguo e via discorrendo. Però questo lavoro è stato fatto sistematicamente da Trump. L'ha fatto, tra l'altro, nei 2 precedenti anni, attraverso il fatto, uno, di aver acquistato per l'appunto Twitter, abbia cambiato nome, 44 miliardi di dollari, ha licenziato metà dello staff, metà dei dipendenti. Ha incominciato a dare un'impostazione politica forte che abbiamo visto in questi giorni dove è arrivata. Adesso non sto a dirvi delle analisi che sono state fatte su, diciamo, i tweet fuorvianti, numero 84, sono stati analizzati, fatti da Musk in persona, che esce e siccome lui è il padrone, lui li fa vedere per primi, li fa vedere a tutti. Capite? Qui non c'è l'algoritmo, non c'è l'algoritmo che decide cosa noi vediamo, c'è lui che decide quello che vediamo. Allora, questi algoritmi, scusate, questi tweet fuorvianti sono stati visti da 1,7 miliardi di persone. Allora, io dico questo, sono d'accordissimo che non è, come dire, non è il social che fa cambiare idee agli elettori. Su questo sono perfettamente d'accordo con il professor Quattrociocchi, se ho interpretato bene le sue idee. Per cui, come dire, la polarizzazione c'è e ognuno sta dentro la sua la sua ecocamera, però indubbiamente è vero che può essere utilizzato per l'engagement, per la mobilitazione, e in questo caso c'è una bella differenza tra dare solo informazioni o fare solo intrattenimento e invitare esplicitamente le persone ad andare a votare. Quindi, secondo me, cioè, ma io adesso ho usato l'esempio di X Twitter perché mi sembra il più evidente. Mi sembra pur vero che vengono usati effettivamente per la mobilitazione dei propri. Non dico che si convincano gli altri, ma sicuramente si mobilitano i propri, cosa che abbiamo visto è stato, mi sembra, piuttosto decisivo anche nelle ultime elezioni americane, ma non solo. Se guardiamo alle elezioni europee recenti, credo che questo tema della mobilitazione attraverso i social, quindi non convincimento, perché sono perfettamente d'accordo che ognuno rimane della sua idea, ma può essere, diciamo, indotto in qualche modo a una partecipazione, a una manifestazione di consenso con questi sistemi. Vorrei sapere la sua opinione. La domanda da 300 milioni di dollari, nel senso che l'impatto sulla mobilitazione, quindi soffiare sulle braci ardenti della polarizzazione per mobilitare. Tecnicamente sì, sono un po' scettico perché le curve dell'astensionismo sono crescenti.
Nel senso che per quanto ci sia stato un engagement, per quanto ci sia una mobilitazione, c'è una disaffezione al dibattito politico. Noi abbiamo fatto dei carotaggi importanti, perché quest'anno è l'anno delle grandi elezioni, no? Si vota in tutto il pianeta, si vota in tutto il pianeta, mezzo pianeta, insomma, si vota, c'è cioè, grande cosa. Abbiamo fatto una comparazione nei vari stati in cui si votava, comparando il consumo di informazione generale, quindi news outlets e consumo di informazione politica. C'è engagement, ma statico, non c'è un grosso, cioè forse probabilmente lo vediamo più appeso perché ovviamente è l'argomento di discussione del momento, ma a me quello che un po' rattrista in tutta la rappresentazione mediatica che viene fatta di questa storia è il fatto che si dice, ah, i neri hanno, gli ispanici hanno votato per Trump, considerando la monodimensionalità dell'essere umano. Cioè, lì c'è probabilmente un imprenditore di seconda generazione che probabilmente loro identificano come ispanico, ma che c'ha tutta una serie di interessi collaterali che si sovrappongono all'arco delle cose, che narrative che propone Trump. E lì il movimento avviene per convincimento. Cioè, l'ottica per cui leggo qualcosa sul social e automaticamente mi mobilito e mi lascio influenzare, a me lascia un po'. Mi rattrista un pochino perché dà l'idea che l'essere umano tendenzialmente in questa rappresentazione si è fatto un cretino. Poi non dico che non ci sia, no? Non voglio dire che non ci sia una grossa quantità di... Però di fatto l'abbiamo visto anche con i vaccini questa cosa, che forse è un pochino ancora più, se vogliamo, pressante, no? Il voto ci riguarda da vicino, il vaccino ancora di più, no? È il rapporto con la nostra salute. E c'è un rapporto tra infodemia e trend sulle situazioni vaccinali, no? Se facciamo il gioco del voto, mi voto per no o sì al vaccino. E lì lo studio è stato molto controverso. È uscito, cioè, diciamo, qualcuno si è arrabbiato, in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché avevano appena ricevuto 18 milioni dalla Rockefeller Foundation. Questa cosa. Noi abbiamo fatto uno studio dove vedevamo, c'è infodemia? Sì. Aumenta il consumo di informazione sui vaccini, soprattutto quella poco accurata, dal momento in cui viene annunciata AstraZeneca. C'è proprio una crescita enorme. Di fatto, quindi, se mi aspetto, per l'ipotesi che c'è un impatto sulle elezioni, o sulle elezioni, sulla vaccine hesitancy, sulla voglia di vaccinarsi, dovrei vedere delle drop, delle cadute nelle curve di persone che si vogliono vaccinare. Siamo andati a prendere i sondaggi fatti giorno per giorno da Meta. Sui trend di esitazioni vaccinali tra i 8 paesi rimangono costanti. Che famo? Cioè, cresce l'infodemia, chi voleva vaccinarsi si continua a voler vaccinare, chi non si voleva vaccinare non si voleva vaccinare. Quindi l'articolazione è il fatto che sì, causa engagement, posso eventualmente accendere un po' la mobilitazione, ma io non penso che l'essere umano sia una cosa così inerziale che è facilmente influenzabile o manipolabile. Poi ripeto, ci stanno casi, ma credo che quelli entrano più in un caso di aspetto clinico, non voglio entrare in quella frangente lì. Quello che vediamo noi è che c'è stato uno studio, non noi soltanto, ripeto, perché quando parlo di noi sembra che faccio soltanto io gli studi su queste cose, non c'è da me di questa cosa qui. C'è stato uno studio l'anno scorso, pubblicato sul Nature Human Behavior di Van der Bavel, poi se caso ve lo mando, e lui fa proprio l'impatto delle ads, quindi delle vendite pubblicità su Meta durante le elezioni del 2020. C'è questo effetto. Cioè lui vede che, cioè lui valida che non c'è questo effetto di mobilitazione, cioè non sposta particolarmente. Perché di fatto lo vedi se già sei attivo, cioè non è che mi arriva il contenuto me lo cerco. Se no lo cancello, cioè c'è questa attività deliberata dell'utente nella selezione che è alla ricerca di qualcosa di intrattenimento e se qualcosa mi frustra la evito, banalmente è questo il marchingegno. Poi che ci possano essere dei fenomeni virali che possano innescare un'ente di mobilitazione, questo chi può dire di no? Però diciamo, in linea di massima io tenderei a pensare che il comportamento umano, un po' come quello che vedevamo pure nell'articolo su Nature, è molto difficile da muovere, non esistono leve semplici, tanto che pure il mercato delle ads, secondo me, prima o poi collassa. Perché? Perché non essendoci una verifica reale, empirica dell'effetto persuasione o quantomeno manipolativo, c'ha veramente così senso? Sta cambiando pure il mondo degli influencer, no? Prima c'era l'influencer marketing, cerco l'influencer per diffondere a più persone possibili. Abbiamo fatto gli studi, li abbiamo anche condivisi con Lupa, l'Unione dei Pubblicisti Associati Italiani, e viene fuori che questi influencer marketing, gli influencer
come andare prima si cercava la trasmissione delle 8:30 per parlare alle famiglie per determinate fasce d'età, adesso cerchi un influencer per parlare ai diciottenni, ventenni che si interessano di quel determinato argomento, quindi ridiventa customer segmentation un'altra volta, quindi vi sto applicando lo stesso identico modello. Quindi ascrivere un processo di totale trasformazione alle dinamiche quando di fatto l'invariante è l'umano e l'umano invariante by definition, cioè sta sempre lì, e questo sistema, questo apparato che processa queste cose, e l'apparato è lo stesso da quando siamo nella savana, cambiata la struttura non è cambiata, è cambiata come l'abbiamo riempita, però la struttura è rimasta la stessa, e dal punto di vista pure della teoria della mente, questo tipo di processi non assumerebbero l'essere umano come tabula rasa, cosa che non, fortunatamente non è. Non so. Grazie mille, sì, penso che abbiamo già tutto chiaro. Sì, chiaro, Sono grazie. rimasti, Grazie per la risposta. nel senso se era sentito bene, no? Perfetto. Dobbiamo, esatto, se ci sono delle domande, se no passiamo alla seconda parte. Vai, vai. Una rapidissima. Se puoi avvicinarti al microfono oppure lo rivediamo. Un rapidissimo approfondimento su questo, ma allora è un fenomeno tipo quello di Cambridge Analytics? Marketing. Cambridge Analytica è stata una botta di marketing, nel senso che pure il CEO di Cambridge Analytica diceva, no, siamo stati in grado, noi saremo in grado di spostare l'1%. Che poi l'ha detto per sparare un numero, cioè loro facevano profilazione con, detta proprio bene, se la vogliamo vedere da un punto di vista scientifico. Fare profilazione cognitiva sui Big Five è una cosa che è l'equivalente di andare a tirare con la crocetta o tirare con la monetina, cioè non si approfila niente, proprio, cioè, proprio si fa una cosa becerissima. Però dire abbiamo profilato gli utenti per mandargli l'informazione fa tanta pubblicità a Cambridge Analytica. Tanta pubblicità, ma di fatto l'impatto dei Cambridge Analytica è servito soltanto alle piattaforme per dare meno dati ai ricercatori. Cioè dal 2018, che c'è stato, cioè da dopo lo scandalo della Cambridge Analytica, loro hanno chiuso i dati che davano prima e ne hanno dati pochissimi. Adesso li stiamo torturando 6 anni dopo per avere i dati che ci davano prima. Cioè, i fenomeni sono narrativi, cioè questa roba qui fa parte di quella serie di racconti fuori dal consesso scientifico che vengono fatti dai giornalisti. Giornalisti, mi è capitato qualche tempo fa in intervista Radio 1, dove c'era un altro giornalista, non faccio nome, ma Stefano Feltri, dove lui diceva: inviterei il professore ad andarsi a leggere l'inchiesta fatta sul New York Times. Tu, l'inchiesta sul New York Times, è bella quanto vuoi, sarà fatta benissimo quanto vuoi, ma se ci stanno 3 articoli, se incentivi uno su Nature, due su Science, che dicono che questa cosa non è vera, mi dispiace, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Nel senso, ci dice uno studio empirico validato da una comunità scientifica su dati, ha fatto un'inchiesta, e fa ridere perché spesso mi è capitato dove c'è uno scambio con pure i giornalisti americani l'anno scorso su come loro fanno data journalism, lo chiamano, no? Facciamo data journalism. Loro fanno l'ipotesi. Io ho fatto l'ipotesi e ho questi sui dati. Sì, ma la verifica? Cioè, l'ipotesi se la verifica è complicata, pazienza. Come la verifica? Abbiamo visto, verificava l'ipotesi. Sì, l'ipotesi va pure falsificata, cioè devi essere sicuro che... Cioè, per farvi capire un esempio, cioè la scienza non dimostra quello che è vero, la scienza dimostra quello che è falso, perché non può dire quello che è vero, non è una cosa non concessa all'umano di questo è vero. Quando noi abbiamo fatto l'esperimento sul confirmation bias, il primo, il complottista si prende l'informazione che gli piace, no? Soltanto questo pezzo, potrebbe semplicemente dire che è una persona ampiamente aperta a tanti contenuti. Per falsificarlo, devo mettergli addosso un'informazione che non aderisce alla sua visione del mondo, la contraddice per falsificare. E quindi devo validare l'ipotesi. Se non faccio questo tipo di percorsi, non posso pretendere che quello sia un ragionamento solido. Per quanto sia, il giornalista ultimamente si scrive troppo spesso, dimentica che fa il giornalista, vorrebbe fare l'accademico. Ma va bene, cioè, nel senso non che è vietato, cioè, però per fare l'accademico devi scrivere un articolo scientifico, pubblicarlo e difendere l'articolo scientifico una volta che la comunità scientifica comincia a leggere. È cosa che è più facile, cioè, se magari se dovessi scrivere un articolo sul Corriere, mando un articolo all'editore, ti piace o non ti piace, esce fuori. Io mando un articolo a Nature, l'articolo nostro di Nature è stato in ebollizione, è stato pubblicato un anno e mezzo dopo che l'abbiamo mandato. Ci abbiamo fatto analisi dati, sono 2 anni di lavoro. Perché? Le garantisco, vi faccio vedere le revisioni, ci sono arrivate 5 revisioni, 5 scienziati del mio
miei cari nel contesto, di cui uno ci ha mandato 25 pagine televisione, 25 su 10 pagine l'articolo, e per fortuna era anonimo. I colpi che gli abbiamo mandato li sa soltanto lui. Poi si è rivelato dopo che ce l'hanno accettato, ha detto: ah, sono io che ho fatto la revisione, ti va di venire a fare un talk da me in Germania? Ragazzi, ma ci ha fatto un pelo e contropelo. E lì quello è il processo scientifico, che poi a volte toppa, perché non voglio dire è sempre fatto domani, però quantomeno c'è una solidità in quello che viene scritto che non può essere quella che sta pure dell'inchiesta scritta pure se è scritta sul Washington Post. Sei un giornalista, sei un tuttologo. Quello è il problema grosso. Raccontano come esperti, ma spesso non sono in grado di tradurre le cose che gli dicono gli esperti. Al punto che non le traducono, le semplificano e si trovano l'esperto che esperto non è. Faccio nomi. Meglio È registrato. di no. Però diciamo che nel contesto dell'intelligenza artificiale in Italia abbiamo personalità che uno fa fatica a capire contestualizzazione pure del percorso storico-accademico, nel senso che cioè, si occupano di altro e stanno a parlare di quello, con evidenti lacune di comprensione del processo. E lì secondo me lì c'è stato uno dei buchi più grossi che diventa particolarmente importante in questo contesto post-elezione, perché gli americani ci stanno sostanzialmente dicendo: noi penseremo a noi, voi pensate a voi, siamo in grado noi di pensare a noi e smetterla con... Cioè, siamo in grado di capire che uno... che è uscito un articolo sull'Internazionale ieri, scritto da Alberto Pugliafito, dove si parla proprio di due personaggi, tra cui uno di cui facevo riferimento prima. Ah, ma se vuol dire Paolo Benanti, il professor Benanti, che fa l'esperto in intelligenza artificiale, dice delle cose che non sono supportate da evidenze scientifiche, con la sicurezza dello studioso. Ma lui, io non l'ho mai visto nella mia comunità scientifica o dire qualcosa di importante nella nostra comunità scientifica. Quindi, non che lui non possa fare questo lavoro, però quantomeno l'informazione coerente, coerentemente basata sull'informazione, sarebbe un servizio sociale. Perché questa intelligenza artificiale cambia il mondo del mercato economico. Se non ci stiamo un po' attenti, diciamo, il rischio è che prendiamo, magari potremmo prendere dei burroni, dei crinali un po' particolari, che burrone di qua e burrone di là, se non stiamo un po' attenti alla declinazione.